Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nei boschi in cui io vengo praticamente tutti i giorni dietro casa mia con il cane per fare un giro. Oggi la sfida quale vuole essere? Vuole essere, visto che siamo confinati in casa o comunque nel nostro comune, andare a ricercare qualcosa di interessante all'interno del nostro comune, vicino a casa nostra, che possa sviluppare la nostra fantasia e permetterci di andare a fotografare anche se abbiamo queste restrizioni. Se vogliamo è anche un po' una sfida con noi stessi, perché andiamo sempre a ricercare il posto meraviglioso, quello più conosciuto, tutto quello che è famoso e che quindi magari è già stato fotografato. E non ci siamo mai soffermati su quello che ci circonda e che sta vicino a noi. Quante potenzialità può avere e quanto può essere interessante. Quindi oggi ci troviamo qui, nel Bosco delle Roggie. Il sole sta sorgendo, sono le 7:30 di mattina, e io sono in cerca di qualcosa all'interno di questo bosco, di forme, di un'inquadratura, che sia interessante e che mi permetta di fare una fotografia bella anche qui vicino a casa mia. Ok, spero che riusciate a vederla. Questa è la mia prima inquadratura della giornata, in cui ho trovato questi due alberi in primo piano che fanno da perfetta cornice a questi altri due alberi uniti che sono cresciuti insieme, che si trovano sullo sfondo in secondo piano. Questa parte qui sotto mi permette poi di staccare il primo piano dal secondo piano, quindi questi alberi che fungono da cornice, da contorno con il mio soggetto. Quello che voglio andare a realizzare è una fotografia in cui ci sia a fuoco solo il mio soggetto, quindi quello sullo sfondo, e tutto il resto sia davanti sia dietro sia sfocato. In questo momento sto utilizzando un teleobiettivo, un 70-210 della Tamron, che mi permette di andare ancora di più a sfocare le parti che non mi interessano di questa fotografia. Sto usando un'apertura di diaframma, potete vederla qui, un f4, quindi il più aperto possibile, che mi permette questo obiettivo. E chiaramente, essendo su cavalletto, non mi interessa dei tempi anche lenti, perché comunque impostando il timer a 10 secondi, perché è un obiettivo che balla abbastanza, che ha molte vibrazioni, quindi meglio 10 secondi che 2 per essere sicuri di staccare la mano e di non creare nessuna vibrazione, o col telecomando, se abbiamo un telecomando, possiamo scattare tranquillamente a tempi anche molto lenti. Adesso sta sorgendo il sole, quindi illuminerà la mia immagine da sinistra verso destra e quindi illuminerà una delle due facce degli alberi, creando ancora più profondità nella mia immagine. Quindi ora si tratta solo di attendere che il sole salga leggermente ancora e poi andrò a scattare la mia fotografia. Cosa che ci dimentichiamo spesso di fare, ma che è importante quando scattiamo su cavalletto, è andare a togliere la riduzione delle vibrazioni automatica, se ce l'abbiamo, sul nostro obiettivo. Quindi se c'è questa riduzione delle vibrazioni, è importante andare a disattivarla, perché molti obiettivi ancora non riescono a riconoscere che la macchina è posizionata su un cavalletto, e quindi questo tentativo dell'obiettivo di andare a diminuire le vibrazioni può al contrario farci comparire delle vibrazioni all'interno della nostra fotografia, perché questa compensazione, quando la macchina è completamente ferma e appoggiata, crea appunto delle micro vibrazioni che possono andare a rovinare la nostra fotografia. Quindi molto importante togliere lo stabilizzatore elettronico dall'obiettivo per essere sicuri al 100% che la nostra fotografia sia al massimo livello.
Ho trovato una composizione con tre alberi qui davanti a me che quasi sono incrociati uno con l'altro e voglio fare in modo da riuscire a staccarli uno dall'altro e creare un'immagine con una profondità e con un gioco di colori, di tonalità marrone e verde del muschio che cresce sul tronco. Il sole arriva sempre da sinistra, quindi illumina lateralmente. Ora è un po' più forte perché le nuvole che lo coprono sono meno dense e quindi la luce è meno soft di prima, però questo mi aiuta a creare ancora più profondità nella mia immagine. Vi faccio vedere qui la mia inquadratura. Vedete, ho un primo albero sulla destra che è praticamente tutto sfocato perché con il teleobiettivo portato a 210 mm, quindi il massimo di questo teleobiettivo, il soggetto, la parte più vicina, è completamente sfocata. Il secondo albero, un poco più avanti, sulla sinistra, leggermente staccato, un po' più a fuoco, e l'ultimo albero invece in fondo. Ora, con la registrazione del video chiaramente non lo vedete perché è leggermente croppato, è leggermente tagliato. Poi nella fotografia vedrete come l'albero, il secondo albero, quello al centro sulla sinistra, ha una specie di buco, una specie di forma all'interno del tronco che ripete la stessa che c'è sull'albero sullo sfondo, quindi è un po' una ripetizione di due forme simili che mi aiuta anche a creare questo gioco di uniformità e a dare un tocco in più alla mia immagine. Pochi secondi più tardi ho avuto la fortuna che il sole uscisse definitivamente dalle nuvole, illuminando in maniera splendida l'ultimo albero sullo sfondo e permettendomi, come avevo detto, di creare una profondità ancora maggiore di questa immagine e regalandomi dei colori dell'alba magnifici e molto caldi e molto intensi. Adesso che il sole è diventato ancora più forte e quindi la luce è dura, possiamo provare a giocare con le forme. È molto importante anche questa tipologia di fotografia perché si riesce ad astrarre ancora di più un qualcosa che noi normalmente vediamo come banale. In questo caso i tronchi degli alberi, in particolare questi, con una luce così diretta di taglio e abbastanza forte, diventano quasi dorati, sembrano quasi ricoperti d'oro. E ho trovato all'interno di questo tronco, diviso in due spezzoni, una parte direttamente illuminata dal sole che, se inquadrata in un certo modo e utilizzando dei dati di scatto che mi permettono di avere completamente buia la parte intorno e illuminata solo la parte colpita dal sole, dà proprio questo effetto dorato sul tronco che enfatizza ancora di più i giochi delle venature che ci sono al suo interno. Voglio farvi vedere di cosa sto parlando. Vedete appunto come io ho lasciato una piccola parte qui in basso, verde, e poi ho creato questo effetto di buio intorno con solo la luce qui molto forte e che mi permette ancora di più, mi facilita il lavoro perché mi permette ancora di più di avere buio la parte intorno della mia fotografia. Quindi vado a inquadrare esattamente questo punto illuminato dal sole con un'apertura di diaframma molto ampia, in questo caso sempre f4, vado a sfocare completamente tutto il resto che tanto non mi interessa, mi fa solo da cornice, e compongo la mia fotografia. Alla fine ho deciso di fare due fotografie con diaframmi differenti, una con f4 come avevo detto prima, quindi molto aperta, molto sfocata, con a fuoco solo il punto in cui avevo fatto il fuoco della mia immagine, e una invece f16 perché mi piacevano così tanto i giochi
di questo tronco, le venature di questo tronco, che ho voluto fare anche una foto con F16 per andare a enfatizzare proprio tutto e andare ad avere nitidezza su tutta la mia fotografia. Così poi a computer ho la possibilità di scegliere a schermo grande, perché mai fidarsi dello schermino della macchina fotografica, meglio una prova in più che in meno per essere certi. Così poi a computer deciderò quale mi piace di più, se quella F16 o quella F4, e la vediamo insieme. Infine voglio lasciarvi con l'ultima fotografia della giornata, che esula un po' dalla fotografia degli alberi che abbiamo visto fino ad ora, in cui se abbiamo delle texture molto importanti, come qui a terra, se noi ci avviciniamo e facciamo una fotografia molto ravvicinata, abbiamo delle texture particolari che possono essere estrapolate nell'insieme. Possiamo quindi andare a fare una inquadratura che racchiuda una porzione molto piccola del nostro campo visivo e che ci permetta di andare a creare un'immagine astratta ma anche molto ricca di dettagli, come nel caso che voglio farvi vedere. Inoltre, se abbiamo avuto la fortuna che durante la notte ha fatto freddo e quindi si è formato del ghiaccio, cioè della brina, prima che questa si sciolga con l'alzarsi del sole all'orizzonte, che scalda appunto e che scioglie la brina notturna, possiamo andare a creare delle fotografie molto particolari, e ora ve la faccio vedere. Bene, spero che questo piccolo vlog casalingo, se vogliamo, il primo per questo 2021, vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi anche qual è stata la vostra foto preferita, se c'è. Fatemi qualsiasi domanda, sono sempre disponibile. Se vi è piaciuto, naturalmente vi invito a iscrivervi al canale. Per oggi e per questa esperienza è tutto. Un saluto da Massimiliano Broggi e dalla mia aiutante, che se si fa vedere, Maya, vieni qua, vieni amore, vieni, la mia aiutante che mi accompagna sempre. Un saluto, ciao ragazzi. Ma aspettate un attimo prima di chiudere questo video e andarvene, perché quella stessa sera poi sono tornato in quel punto per realizzare altre due fotografie con la luce del tramonto. Guardate anche queste due foto e dopodiché ditemi tra tutte qual è la vostra preferita. Ancora grazie ragazzi, ciao a tutti.